Ciao amici di FC Inter Daily, siamo qua in presenza di una bandiera dell'Inter e del calcio italiano, il più giovane giocatore ad aver vinto un mondiale, il più giovane giocatore ad aver esordito con la nostra maglia in un Inter-Juventus, giusto? Sì, il più giovane ha vinto un mondiale italiano, se vedo Italiano, sì, perché c'è Pelé, no? certo, Quindi italiano. dopo Pelé ci sono Recordman altri. per presenze in Europa League, Coppa UEFA, è anche Sì. giocatore che ha vinto più Coppa UEFA insieme ad altri, e il secondo per presenze con la maglia dell'Inter. Beppe Bergome. Ciao Beppe, come Ciao, stai? Bene, 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 grazie. tutto a Sì. posto? Sì, venuti a Ok. casa mia qui in accademia, quindi fa Perfetto. piacere, sto bene. Noi Voi? siamo noi tutto bene, Tutto grazie. bene. Benissimo, poi qua con te non poteva che andare Perfetto. meglio. Noi siamo una pagina, abbiamo parecchi social, YouTube, Instagram, Facebook, e ci occupiamo di Inter in generale e ci divertiamo a fare interviste a personaggi legati al mondo del calcio, ma prevalentemente interisti. Oggi siamo qua con una Bene. bandiera, per cui non posso che chiederlo a te, cosa significa essere interista secondo te? Ma guarda, per me ha significato molto. Vuol dire, è una parola sola difficile, però quando ero capitano, c'avevo un allenatore che mi diceva: guarda, perché fare il capitano non vuol dire scambiare il gallardetto con quell'altro, no? Quindi perché quello lo saprebbero fare tutti. Vero. Quindi era l'importante far capire cosa voleva dire indossare questa maglia ai giovani calciatori che arrivavano, agli stranieri, il senso di appartenenza, i valori, perché ogni squadra ha i propri valori, quelli dell'Inter sono diversi dagli altri, non ho detto né migliori né peggiori, ma diversi, e quindi tutto questo, insomma, fa sì, perché io so che quando tu vai a San Siro, so cosa vuole il pubblico, vuole vedere che tu dai tutto, che fai una scivolata in più, che fai una rincorsa in più anche per il tuo compagno, cioè tutte quelle cose, quell'attaccamento, quindi sudare la maglia, ecco, tutto questo insieme secondo me vuol dire, insomma, Inter, ecco, io l'ho sempre vissuta in questa maniera. E quindi anche per questo che alleni i ragazzini, per trasmettere questi valori da capitano che Allora, eri. sì, i ragazzi mi piace perché, non avendo io un'ambizione personale di andare ad allenare i grandi, i piccoli devi lavorare per la loro crescita. E quindi quando tu riesci a trasmettere il tuo vissuto, loro sono come delle spugne, no? Fino a una certa età, anche se sono ragazzi svegli e quindi ti pesano subito, però no, tutti hanno una chiave d'entrata, quindi tu ci devi sapere entrare dentro, ma soprattutto pensare al bene e alla crescita del ragazzo. E poi ognuno di loro troverà la propria strada, perché qui siamo a livello dilettantisti, come io ho allenato anche l'Atalanta, dove i Sì. Gagliardini, i Caldara, i Conti. E loro sono arrivati a Sì, raggiungere i ah, massimi Emanuele. traguardi, altri giocano ancora in Lega Pro, chi gioca Ok. in Serie D e così, ma l'importante è che loro devono sempre dare disponibilità a farlo con grande passione, ecco, È la cosa che questa conta cosa più. qua. Quindi mi piace, sì, trasmettere questo, vedere la crescita del ragazzo. Hai detto capitano prima, quindi a proposito di fasce, sei stato capitano sia dell'Inter dai inizi anni 90, 92 fino al 97, 98, Sì. e per la nazionale da fine anni 80 fino al 91. Quale, diciamo, prima volta con la fascia è stata più emozionante per te? E se hai sofferto quando poi all'ultima stagione con l'Inter, prima di ritirarti, hai dovuto lasciarla a Ronaldo? E se pensi che forse non sia stato un errore, cioè comunque Ronaldo è un giocatore fenomenale, forse uno dei più grandi sempre, un giocatore che ha cambiato il calcio, ma forse non aveva quell'atteggiamento adatto ad essere un capitano, non sempre più forte tecnicamente è adatto ad esserlo. Sì, però in quel momento del finale lì c'era stato un cambiamento, nel senso era l'anno dei quattro allenatori in finale, quindi ad un certo momento io avevo capito che, soprattutto nell'interregno di Luciano Castellini, io non dovevo giocare, quindi perché dovevano Vero. vedere, avevano già contattato l'allenatore nuovo, dovevano vedere determinati ragazzi e capire, no, su chi Sì. puntare per il prossimo anno, e quindi a quel punto mi sembrava anche giusto, ho detto di sì. Poi nel finale Roy Hodgson mi ha detto: no, no, tu giochi, qui rischiamo. Allora, le ultime partite le ho giocate, c'è quella famosa partita 5-4 con la Roma, ma a quel punto la fascia ce l'aveva Ronaldo e va bene così, no? Non mi cambia niente. Cioè, io penso la prima volta, sono, se io, sai, tu hai detto 90, però anche l'anno dello scudetto, quando non giocava Beppe, quindi Baresi, quindi il capitano, l'ho fatto tante volte Sì. in quella stagione. Ma no, come ti ho detto prima, adesso pensare qual è stata la partita che è più emozionante con la fascia del capitano non mi viene in mente, però sono due situazioni diverse, perché la nazionale ti dà delle sensazioni uniche. La maglia azzurra è come se tu
andassi a, in battaglia, tra virgolette, contro un avversario, rappresenti tutta la tua nazione, quindi senti l'inno nazionale. Quindi io poi ho perso mio papà molto giovane, quindi pensiero andava anche a lui. Quindi lì la maglia della nazionale pesa un po' di più. Ecco, quindi poi giocare 20 anni dell'Inter è nel mio cuore, ecco, assolutamente. Ma da quel punto di vista la nazionale è qualcosa di unico e speciale. Una carriera molto lunga e ci siamo permessi, diciamo, di selezionare tre momenti che secondo noi sono più significativi. Abbiamo portato tre fotografie e vogliamo sapere da te quale è stato il più significativo secondo te. Sono il mondiale dell'82, Sì, facciamo col vedere anche al baffo. pubblico, esatto, la Coppa UEFA contro la Lazio ed infine lo scudetto dei record, il tredicesimo. Allora ragazzi, io non è che voglio, però questa è la Coppa UEFA contro Salisburgo. Questa è la Coppa UEFA contro Salisburgo. No, perché con la Lazio io ero infortunato e non ho giocato, però ero lì e l'allora CT della nazionale, povero Maldini, Cesarone, mi ha detto: Beppe, se guarisci ti porto al mondiale. Quindi, nella delusione di non poter giocare per infortunio, però potevo andare a giocare il mio quarto mondiale. E quindi quella non l'ho giocata. Teniamola come significativa, dai, Sì, no, come no, figurati, figurati, trofeo sì. vinto. No, no, questa è in casa con Salisburgo, abbiamo sofferto tanto, ma tra andata e ritorno abbiamo meritato di vincere. Qui Zenga con le sue parate, col gol di Ginghyonk, ci ha fatto vincere la Coppa. Vabbè, sono tre momenti bellissimi, perché lo scudetto dei record è entrato nella storia dell'Inter. Contratto. Quindi con quello che abbiamo fatto con Trapattoni, una cavalcata incredibile, veramente. Quella era una squadra già molto forte con gli italiani, ma aveva bisogno di leadership. E gli stranieri, parlo di Matteus e Brehme, ci hanno dato qualcosa in più per poter vincere, per Valore fare il salto aggiunto. di qualità. Beh, la Spagna 82, per me è il massimo traguardo. Quando uno vince un campionato del mondo, ha toccato il massimo. E lì devo dire sempre grazie ai miei compagni di squadra, parlo dell'Inter, soprattutto Giampiero Marini, che era in camera con me, a Oriali, a Bordona, ad Altobelli, insomma, che abbiamo fatto quel viaggio insieme, ma tutta quella squadra che era formata da grandi campioni e da grandi uomini che mi hanno permesso di fare, insomma, quella bellissima Cavalcata. avventura e vincere il mondiale a 18 anni e mezzo. Tanti momenti belli, anche qualche delusione. Tu hai sempre detto, visto delle tue dichiarazioni, che Italia 90 è stata un po' una ferita. Sì. E diciamo che nonostante nel 98 sia stata vinta la terza Coppa UEFA, lo scudetto, diciamo, è uno, diciamo, dei più sofferti dai tifosi interisti per non averlo vinto, diciamo. Hai rimorsi per entrambi? E cosa si poteva fare in entrambe le situazioni per magari far diventare quel campionato o quel mondiale vincente? Perché comunque con la Juve si è lottato fino alla fine e siete usciti in semifinale con l'Argentina a Napoli. Bueno, partendo dal Mondiale del 90 non lo so cosa si poteva fare di più, perché ormai il calendario era stato formulato e bisognava andare a giocare la semifinale a Napoli. E tu quando lo fai non sai con chi ci arrivi. Esatto. Ci sei arrivato purtroppo con l'Argentina di Maradona, e E Maradona abilmente ha girato un po' attraverso le dichiarazioni, insomma. Non dico che il tifo era contro, no, perché hanno tifato per l'Italia, ma non c'era lo stesso clima che si respirava a Perché voi Roma. avevate giocato prima a Roma, Sempre sempre. a Era la prima Roma. partita che giocavate, tra l'altro, a Napoli. Sì, perché noi l'ultima partita con la Cecoslovacchia del girone eravamo già qualificati, ma volevamo vincerla per rimanere a Roma, perché sennò la Cecoslovacchia per differenza reti sarebbe rimasta davanti a noi. Allora per quello volevamo rimanere lì, perché noi partivamo da Marino. E il pullman quasi quasi non riusciva a passare, i primi chilometri erano quasi impossibili dalla gente che c'era. Poi vabbè, imboccavi l'autostrada, arrivavi allo stadio, ma c'era un clima bellissimo. Quindi ancora adesso il nostro CT Mancini dice: voglio rivedere il clima di Italia 90, perché era veramente fantastico. Quindi quella partita lì, sono cose che capitano ragazzi, abbiamo fatto un errore che ci è costata la partita, però era veramente una grande squadra, quindi mi fermerei lì. E per quanto riguarda il 98 ci sono stati troppi episodi. Sarebbe stato bello, insomma, riviverlo e rigiocarlo con la VAR. Perché sì, perché due gol dentro così, uno contro l'Udinese, l'altro con l'Empoli, per quanto riguarda la Juventus e tante altre situazioni che non ci hanno portato a vincere quel campionato, senza alimentare Esatto, polemiche, infatti, no, ma solo infatti. per ricordare dei fatti oggettivi e mi fermerei lì, Ok, sei a insomma. favore della VAR, immagino. Come Sì, tutti, sono a giustamente. favore, sono
Anche se capisco che ci sono sempre delle difficoltà, perché poi c'è sempre un arbitro o un uomo a decidere, e quindi anche lì si sbaglia, però effettivamente tante situazioni le ha sanate, quindi da quel punto Assolutamente, di vista esatto, anche noi sono l'appoggiamo anch'io. favorevole. E nel 99 ti sei ritirato e si è formata la mitica coppia con Caressa, ecco. Eravate già amici prima di allora? Come vi siete conosciuti? Perché è No, nato no, guarda, è questo? nato così. Io non avevo ancora deciso di smettere di giocare, nel senso che ero andato a parlare con Moratti, il presidente, e mi ha detto: "Sara, io do carta bianca a Lippi, ma lei sta bene, può giocare." Perché io quell'ultimo anno avevo fatto 23 partite in campionato, avevo giocato tutta la Champions, eravamo stati eliminati dal Manchester, e quindi le ultime partite non le giocavo perché la situazione che avevo detto prima che si era creata, quindi no, stavo bene fisicamente, e gli ho detto: "So, presidente, ma io via dall'Inter dove vado a giocare? Dove ho giocato 20 anni all'Inter." E allora avevo in ballo da andare a giocare a New York, Bella esperienza. è bella esperienza. Poi cosa succede? Vado in sede e Mazzola mi dice: "Guarda, lì c'è Gordon Strachan che allena il Coventry e mi ha detto che Roland Nilsson, che ha la tua stessa età, torna in Svezia, se vuoi andare." Io ho detto: "Ma io c'ho un ballo o l'altra cosa?" Di qua ho detto di no. Allora, poi di là c'era il problema di stranieri, perché ero uno straniero, no? Cioè, C'era il dal limite. massimo bisognava Sì. andare in tre. Allora a quel punto ho detto: "Vabbè, vado in vacanza." Sono andato in vacanza, io ho una casa a Selvino, sono nella Vassa Ariana. Andiamo a fare Ritiri dei di tennis. tennis. Sì. C'ho casa lì, e un giorno vedo arrivare sta macchina rossa dove scende Caressa e l'allora direttore di Telepiù, che era Claudio Arrigoni. E mi ha detto se avevo voglia di provare a questa nuova avventura. E io ho detto: "Siete sicuri? Adesso io parlo con voi, parlo, faccio in televisione," ma no, non ero così una volta, Eri parlavo timido? poco. Sì. E Sì, io mi sono sempre definito un leader emotivo, cioè io dovevo far capire gli altri attraverso l'esempio, i comportamenti, arrivare prima al campo, andare via dopo, comportamento, tirare. diciamo. Esatto. E no, ma noi abbiamo saputo che tu sei uno che ti piace la tattica, ti piace conoscere gli avversari, i giocatori, tutto quanto. Proviamo, e da Andrà lì, bene. prima telecronaca, a Telepiù, hanno tolto un commento di di Juventus Milan, e l'abbiamo fatto io e Fabio, nuovo. Nell'uscire c'è stata un'eclissi di sole, e quello è stato il destino che ci ha portato ancora adesso ad essere insieme, insomma, e formare questa cosa. Però è nato tutto per caso. Credetemi, io non pensavo mai di poter fare questo tipo Percorso. di percorso. Nella mia testa c'era da fare l'allenatore di settore giovanile, difatti ho fatto tutti i corsi, ho il patentino anche di prima, c'è il master per poter allenare, però dopo la vita mi ha portato a fare quello Prescelta. e sono rimasto lì. Ora una domanda che c'entra anche con la tua carriera da opinionista. Diciamo che comunque alcune volte sei stato criticato No, in no, no, ma passato 20 anni, e andate più anche e piatti, andate soprattutto piatti. anche dagli stessi interisti. Soprattutto. Ecco, noi siamo una pagina che non vuole mai alimentare Sì. polemiche arbitrali. Molte volte veniamo criticati, ad esempio, per l'episodio di recente di Inter-Atalanta, dove noi abbiamo detto che era nettamente calcio di rigore per l'Atalanta l'espulsione, siamo stati criticati, no? Anche E voi. anche noi. Anche noi. Nel nostro piccolo. E voi potete essere anche un po' più parziali. Io Sì, no. ok. Diciamo che hai sempre anche parlato bene di una gestione dirigenziale anche del campo della Juventus, diciamo un po' il nemico dell'Inter. Cosa pensi della Juventus? Cioè, se vince sempre non è un caso, hanno fatto qualcosa di meglio, anche pensando che dalla Serie B rapidamente sono tornati. E se pensi che questo, tra virgolette, processo di juventinizzazione un po' dell'Inter, con gente che ha lavorato alla Juve come Marotta o anche che è stata capitano della Juve con Conte, possa funzionare e perché con Lippi non ha funzionato invece? Allora, secondo me con Lippi non ha funzionato, per cui lui è arrivato con un pizzico di presunzione di poter fare all'Inter quello che puoi fare alla Juventus. Come ho detto, cosa ho detto io prima Che inizio l'Inter intervista? non è. Ogni squadra ha il proprio DNA, i propri valori, e non siamo tutti uguali. Quindi tu, quando vieni a lavorare, devi capire dove vai a lavorare. E Antonio Conte lo sta facendo. Ha capito dove Capito? lavora, e bisogna comportarsi in una determinata maniera, e lo sta facendo bene. La E vedo che perfezione. il pubblico dell'Inter questo l'ha capito. Uno, ed è importante. Io ho vinto contro Pattoni, figure, quindi era un altro periodo e non c'era come adesso, insomma, questa contrapposizione molto forte. Quindi da quel punto di vista,
secondo me, cambiato. Quindi, e questa è stata la differenza tra Lippi e Conte. Uno, Marotta è un professionista serio, mio amico, conoscitore di come funziona una società. Perché se tu hai una società forte, allenatore forte, squadra che arrivano tutti nella stessa direzione, vai verso i tuoi obiettivi. Quindi tutte queste cose messe insieme, l'Inter in questo momento stanno funzionando. Poi ne vince solo una, ma l'importante nel calcio è rimanere sempre protagonisti, e l'Inter ha bisogno di dare continuità. È 2 anni che ci qualifichiamo per la Champions, dobbiamo continuare un gradino alla volta, e quindi io penso che le cose stiano facendo sicuramente molto bene. Poi per quanto riguarda le telecronache, ragazzi, sono 20 anni, non ne veniamo fuori, avete detto voi. Io, per quanto riguarda Sky, sono l'unico che è stato una bandiera, no? Perché senza nulla togliere ai miei amici calmarchigiani, ad Adani, chi ha qualche problemino, c'è l'Ambrosini col Milan, ma questa volta non fa le telecronache, perché sono le telecronache quelle che condizionano parecchio, perché noi quando facciamo le telecronache diciamo sempre, speriamo che non ci siano episodi di VAR, cose complicate, che noi non vogliamo andare, però siamo lì, siamo pagati anche per dare un giudizio, e quindi lo diamo sempre in buona fede, e mai essere banali, quindi però capisco, cioè non lo capisco, cerco di spiegarlo da 20 anni, ma non ne veniamo fuori. Allora la mia massima è, Beppe, vai avanti con le tue idee, con rispetto di tutti, tanto tutti non li puoi accontentare. Quindi questo, ragazzi, se lo subite anche voi che siete... questo è... Poi dico sempre, c'è, cioè, uno non lavora in Interchannel, siamo in una televisione, Sky, che vive sugli abbonamenti. Uno non è che va lì che fa... Deve essere imparziale, è giusto. Esatto. Quindi, poi uno il cuore sa dove batte, no? E dove va, però quando sei lì bisogna comportarsi in una maniera corretta. Assolutamente. Abbiamo parlato di bandiere, parlando di bandiere interiste, te e Zanetti. Lui è riuscito a entrare in società, forse anche perché era più desideroso di farlo di te. Tu ne hai mai avuto l'opportunità oppure... Guarda, ti ho detto come è andata a finire, quando poi Moratti mi ha detto quella cosa lì, ho detto vabbè, no, poi si è aperta questa porta, abbiamo iniziato. No, dopo, cioè, l'unico che ha tentato di portarmi dentro è stato il povero Giacinto Facchetti, a proposito di bandiere. E... però anche lì non... in un ruolo che a me non piaceva, e quindi da quel punto di vista... No, non nel senso che dovevo fare il capo degli osservatori, ma dopo dovevo andare in televisione con un ruolo ben non preciso, quindi da quel punto di vista ho preferito rimanere in un posto dove, senza presunzione, insomma, si stava facendo un buon lavoro, ecco, da quel punto di vista, e quindi è stata l'unica situazione dove c'è stata l'opportunità di poter rientrare poi per il resto. Mi sei arrivato. Ma perché quando uno va in televisione qualche rischio se lo prende, no? A proposito di quello che abbiamo detto prima e allora sono ancora qui. Se dovesse avere un'altra chiamata nel futuro, è possibile. Impossibile? Impossibile, ormai è finita, il cuore me lo sono messo in pace. Ok, tu hai detto prima che hai sempre voluto allenare i ragazzi e non hai mai voluto intraprendere una carriera in prima squadra come fanno molti calciatori. Ma perché hai mai avuto l'opportunità? Sì. Ti hanno mai chiamato? Sì, sì, io ho rifiutato una volta l'Under 21. E poi ho avuto, e proprio appena smesso, ho avuto il Cosenza, all'Ancona, con situazioni sempre un po' complicate al limite, quindi non so come dire, ragazzi, forse non ho avuto cuore, sono voluto rimanere nella mia zona di comfort, che poi è un comfort tra virgolette, perché abbiamo parlato adesso delle difficoltà nel fare questo tipo di lavoro, perché una volta poteva essere un momento di passaggio per uno che poi poteva intraprendere la carriera di allenatore. Adesso quando tu lavori a Sky, loro ti dicono, tu devi fare questo, hai capito? Quindi deve essere proprio un lavoro. Dietro c'è uno studio, delle partite, un po' simile anche Costa Curta ha intrapreso, fatto tipo allenato il Mantova, perché mio nonno di Mantova, è andato a vedere una partita dove c'era Costa Curta e Mantova, e poi è tornato indietro. Quindi queste sono state le situazioni che ho avuto da allenare, però le cose belle che ho iniziato proprio in accademia per caso, nella squadra di mio figlio nel 95, poi lui si è ritirato, è un tennista, e da lì poi mi hanno dato i 92, avete le foto qui davanti, dove ho vinto il campionato italiano, poi ne ho vinto uno anche con l'Atalanta, ma indipendentemente da quello è bello vedere poi i giocatori che a distanza di anni, quando li rivedi,
gli abbracci e i ricordi. In alto, magari. Ma io ti ho detto, quelli che sono arrivati in alto sono lì, che ti ho detto prima. Poi ho tanti ragazzi che giocano in Lega Pro, chi fa il dilettante, ma anche i ragazzi, quelli del 92 dove ho vinto qui il campionato, qualcuno ha fatto il professionista, il portiere, il mio capitano, poi dopo sono rientrati, ma a livello dilettantistico, ma alcuni ancora giocano, guardate che lo facciano con passione, che si divertono. Sì. Quando ti abbiamo in contatto a Sky, la prima cosa che abbiamo notato è che sei andato da Dan Peterson e chiedi notizie sull'Armani. Come mai molti giocatori sono, o ex giocatori, sono appassionati anche di basket? Oh, io dagli anni 80, sì, mi è sempre piaciuto, e perché poi lì posso tifare tranquillamente. Ah, senza nessuno ti dice niente. Esatto, lì tifo, ma sono andato anche in trasferta, sono andato a Malaga, sono andato a Madrid, la Coppa Italia sempre a seguire, noi abbiamo la nostra chat alla faccia dell'Olimpo, ci fa soffrire un po', però insomma siamo sempre lì, e poi quest'anno ancora meglio perché Ettore è amico, lo conosco da tantissimo tempo e speriamo possa far bene, però mi piace, sì, è un bel ambiente insomma vivere la pallacanestro. Ecco, prossima domanda proprio su Ettore Messina, cioè c'entra Ettore Messina che ha allenato il Real Madrid ed è un grande tifoso dell'Inter, mi ricordo che per venire a vedere la finale di Madrid si era fatto dare un permesso con una partita di Eurolega il giorno dopo mentre era in Russia e lui è andato a incontrare Mourinho mentre Mourinho allenava il Real e prima era, ha detto che prima di entrare aveva un po' quell'atteggiamento che hanno gli allenatori di basket un po' superiore a quelli di calcio perché per loro il calcio è, cioè, il calcio è più casuale mentre il basket è più studiato con schemi mentre ha capito che nel calcio di Mourinho tutto aveva un senso, qualsiasi cosa. Pensi che sia necessaria una base teorica molto forte per allenare ad alti livelli? Ad esempio, molte volte alcuni allenatori come Gattuso, anche lo stesso Conte, vengono soprattutto diciamo acclarati per la loro capacità di gestire uno spogliatoio e dare grinta. Ma secondo me comunque basta vedere cosa come è il Milan ora e dove era il Milan l'anno scorso, dove era l'Inter ora e dove era l'Inter l'anno scorso, hanno delle basi tattiche molto molto forti, che secondo me sono fondamentali. Oh, guarda, non c'è una verità assoluta. Non c'è una verità assoluta. A proposito di Dan Peterson, poi l'ho portato a casa. Sai cosa mi ha detto? Io ho vinto, io sono sempre stato per la semplicità. Io ho vinto due scudetti con uno schema solo. Qui non si può dire, ma cavolo, mi ha detto, ma anche se lo sanno, ma se io lo faccio bene, io vinco. E lui ha vinto. Sono cambiati i tempi e capisco. Ma tu guardi, io penso che tutti gli allenatori hanno grande conoscenza. Poi ci sono quelli che attuano un certo tipo di gioco, altri che ne fanno un altro, ma non c'è un sistema vincente. L'importante, secondo me, è entrare nella testa dei giocatori e farli rendere al massimo e sfruttare il materiale che hai a disposizione. Esatto. Ti porto un esempio. Simeone, Diego, un giorno mi ha detto, no, sono andato a vedere gli allenamenti di Guardiola a Barcellona. Gli ho detto, bravo, sei bravissimo, ma io non li farò mai. Perché vedo il calcio in un'altra maniera. E non puoi dire che il calcio di Simeone non è vincente, perché ha vinto. Vincere con l'Atletico, dove c'è il Barcellona e il Real Madrid, è difficile. È arrivato in finale di Champions due volte. Cioè, tutte queste. Quindi ognuno ha la propria caratteristica e il proprio modo di gestire lo spogliatoio e la squadra. Quindi, l'unica cosa di sapere tu guardato tatticamente importante, ma perché il nostro calcio è molto tattico. Guarda che Klopp non è così tattico, ma Klopp è un allenatore che entra dentro nella testa dei giocatori, ma soprattutto un allenatore che va in verticale e prima possibile si appoggia sulle punte, come fa un po' anche Conte. Quindi da questo punto di vista ognuno con le proprie caratteristiche, ecco, ma tutti hanno grandi conoscenze. Ok. Ti facciamo una domanda ora che mi ha fatto anche Adale Bonan, che abbiamo intervistato anche lui un po' di tempo fa, sulla filosofia. Secondo te avere un bel gioco, comunque esprimere un'idea di calcio, è tanto importante quanto ottenere un risultato, oppure conta solamente vincere, cioè trasmettere qualcosa anche al pubblico, per esempio, emozioni, sentimenti, o il risultato finale, cioè alzare un trofeo, deve essere l'unica cosa? Guarda, che conta? Alla fine poi il tifoso vuole vincere, però io sono per regalare delle emozioni e quindi cercare di lasciare una traccia. Quindi poi le squadre che rimangono nella testa e nel cuore delle persone sono quelle che hanno lasciato qualcosa.
Quindi se tu ottieni un risultato attraverso il bel gioco, secondo me è la cosa migliore. Poi, ragazzi, Milan di come Sacchi. Milan, Milan, sì. al Milan di Sacchi, Sacchi ha cambiato il calcio. Ed era avanti anni luce rispetto a come si interpretava il calcio di noi. Poi pian piano, adesso è più difficile. Guardiola ha dato un altro Però sprint. il Milan di Capello ha vinto quanto quello di Sacchi, se non di più, ed è ricordato quello di Esatto, Sacchi. ma perché Arrigo ha cambiato. Per Cioè, è le idee, stato quindi. un cambiamento. Sì, Ma Capello io non gli dico niente, no, tanto di no. Capello perché assolutamente. L'Inter dei record, noi giocavamo, a parte le prime partite un po' di difficoltà, ma dopo giocavamo un calcio bellissimo, hai capito? Quindi ci sono situazioni che poi l'Inter di Mourinho, cosa gli vuoi dire? Nel senso che ha vinto tutto con la squadra, non è vero che non giocava bene, giocava un calcio particolare, ma fatto di velocità, di sacrificio e quindi di compattezza. Sono Però in questo carbonissimo. momento, se tu mi dici una squadra, siccome io al di fuori della Serie A e dell'Inter, io sono sempre stato tifoso del Liverpool, e vedere giocare la Klopp. squadra di Klopp e vivere la partita ad Anfield, ragazzi, siete mai stati? No. Ho Figata. una tua telecronaca con Andate. Caressa in una semifinale col Col Dortmund. Dortmund mi sono trovato in piedi ad esultare con uno dietro che mi abbracciava e io guardavo e mi diceva così, perché mi diceva: ma perché esulti? Mi diceva: perché sono tifoso del Liverpool, in telecronaca, l'unica volta che mi sono alzato in A piedi. risultare. Sì, o a parte la nazionale, insomma, nel Beh, 2006. niente. Ora veniamo a una domanda su Lukaku, che al club è sempre oggetto di discussione. Tu hai sempre parlato bene di Lukaku, soprattutto tu parli anche molto bene di un calciatore che a me piace molto, che è Danilo D'Ambrosio. Dici che è uno dei, se non il migliore terzino destro che l'Italia può schierare. Perché apprezzi molti giocatori fisici, o almeno dici che nel calcio italiano la fisicità è più importante che in altri campionati. Per quale motivo? Perché le difese difendono un pochino più basse, un po' più a uomo, e quindi uno come Lukaku può anche, ha bisogno dell'uomo per sfruttare il proprio fisico. Allora, tendenzialmente in Italia noi la fisicità ha sempre pagato, ma guarda solo l'Inter quando l'Inter di Mancini Erano tutti, erano lì tutti era grossi, ma sì. tutti grossi, Sì. dai difensori, centrocampisti, gli Sì. attaccanti, poi insomma anche le riserve delle riserve. E sono convinto di questo, perché nel nostro campionato, a parte 3-4 squadre, poi quanti si possono permettere in fase difensiva di poter marcare uno che è alto come Ibrahimovic 1,95, come Lukaku? Questi ti spostano e alla fine la fisicità viene fuori e ti fa vincere le partite. Io dico, quando sei, la qualità ci vuole, cioè, indubbiamente all'interno di una squadra, ma o sei Messi o sei questi grandi campioni, se no la fisicità alla lunga Conta. paga. Perché conta meno in Europa? In Europa perché quando ti vai a confrontare contro le grandi squadre, allora anche lì loro sono fisici. I difensori centrali hanno grande fisicità e giocano un calcio meno tattico del Veloce. nostro, ma più veloce. Quindi quello ti va a inficiare tutta quella tua fisicità che nel nostro campionato determina maggiormente rispetto che all'estero. Quindi Lukaku, fin dal primo giorno io ho detto, ma Lukaku farà bene, dategli Quanti tempo. gol fa? Sempre. Secondo me più di 20, Già assolutamente, dicevo 14. 14, non lo so, ma è un numero preciso, non te lo so dire, ma Sopra i fa 20, tanti sì. gol e ne sta usufruendo molto anche Lautaro. Lautaro, ci mette del suo Lautaro, che Sì. io faccio un po' di mea culpa, che non pensavo potesse arrivare a questi livelli, ma li sta raggiungendo anche grazie a lui, Lukaku. ma anche alla Non qualità ha mai sua. giocato dalla seconda punta. La Esatto. prima punta Da prima punta da solo ci fa stava che non fatica, ma giocasse di al posto di seconda punta. Caressa. Molto Sì. bene, che coppia. Ora chiudiamo con una domanda secca, un pronostico su questo campionato. Secondo te sarà corsa 3 fino alla fine, Juve-Inter-Lazio? La Juve scapperà oppure lotteremo fino alla fine? Sai che non è Non difficile questa cosa. Mi viene in rispondere. mente quello del 97-98, dove anche lì la Lazio fece 9 vittorie consecutive, poi alla fine mollò. E poi insomma lo vinse la Juventus. Ma abbiamo già detto come. Qui no, io spero solo che l'Inter riesca a rimanere attaccata. Perché se tu rimani attaccata e gli metti sempre pressione, allora chi sta davanti, anche se è abituato a vincere, può commettere un errore. Può spostare un acquisto meno a centrocampo dell'Inter. Eriksen, Tiriamo lo fuori può come. spostare, ma deve essere un acquisto funzionale, non tanto per fare, perché i numeri li abbiamo.
Perché io quando dico, ma siamo in pochi, è vero che hai avuto degli infortunati, però oggi se tutti stanno bene, tu hai Brozovic, Barella, Sensi, Vecino, Gagliardini, Bordalo. Se devo andare a prendere un giocatore come Vidal, lo vado a prendere subito. È vero che ne ho tanti, ma io devo vincere subito. Conosco Antonio, quindi Vidal è buono per qualsiasi tu diresti allenatore. Meglio in questo momento Vidal rispetto a Eriksen? Sì. Okay. Se dovessi scegliere io, ma siccome io non scelgo, faccio, mi avete chiesto un parere, sì, in questo momento più Vidal di Eriksen. Siamo d'accordo. Siamo d'accordo? Io sono d'accordo. Cioè comunque Eriksen ha queste cifre. Dove lo mettiamo? Dove lo mettiamo? Nei 3 di centrocampo? Io metterei lì, può dare tanta qualità, però Sensi non giocherebbe più, non potrebbe più giocare per me, perché... E dovrebbe giocare uno come Gagliardini o Barella. Quindi, non sai cos'è che Eriksen, che poi ti dà qualità sulle palle da fermo, sì. Punizioni, calci d'angolo. Che non inizia ad essere anni che Eriksen non è tanto una mezzala molto di qualità, è più un trequartista. Sì. Però 20 milioni però, è una grande occasione. Ma no, anche per me, lo puoi sfruttare alla Luis Alberto. Che Luis Alberto è anche lui un giocatore di qualità, però fa l'interno di centrocampo. E domenica ero là a commentare la partita, come spacca lui le partite portando palla, incredibile, un cambio di passo. Eriksen, anche lui, prendiamone uno, dai, ragazzi, e va bene. Dai, prima di salutarci, vogliamo strapparti una ultima promessa. Noi solito quando intervistiamo qualcuno come Alessandro o adesso te, chiediamo alla fine di lanciare una challenge a qualcun altro, tipo Ale ha proposto Di Marzio, e vorremmo chiederti, non ti piacerebbe intervistare Caressa o Adani? Se avessi una cosa che si può fare o... Sì, allora, secondo me potresti intervistare Adani, Lele Adani, che... Un altro grande interista, quindi. Interista, ma come dice sempre lui, perché tante volte noi quando andiamo in giro ci dicono sempre, ma tu che squadra tifi? Ma tu che tifi? Ma tu perché? Poi vogliono sapere sempre, ma Caressa che squadra tiene? E Lele risponde sempre, noi tifiamo per il calcio. E quindi siamo tifosi del calcio e del bel calcio. Quindi un tifoso del calcio. Un tifoso del calcio come Lele Adani. Ti ringraziamo allora. Ciao ragazzi. Forza Inter. Sempre. Grazie. Buona serata. Ciao. Ciao.